Ok, rieccoci in Cult Unboxing, la nostra mini rubrica dedicata all'unboxing dei pacchi che arrivano in redazione. Ho girato una puntata non più tardi di questa mattina, non ho fatto in tempo a finire di registrarla, che sono arrivati altri 3 pacchi, per cui aspettatevi almeno altri 3 video, compreso questo, tra oggi e domani. Ho qui con me il mio fido coltellino per aprire il pacchetto. Come dicevo, sono arrivati 3 pacchi. Cominciamo con il più grande di tutti, di cui ho una vaga idea di cosa possa contenere, ma come vedete è bello grande. Spero che sia quello che penso, vi piacerà. Lo vado ad aprire subitissimo. Tac. Allora, sì, è proprio quello che pensavo. È il mitico QWERTY Skyrail nella sua versione più grande in assoluto, 20 metri di piste in plastica per biglie sospese. Lo tiro fuori, provo. Tra l'altro, dentro alla confezione ho comprato anche, chiaramente non potevo evitare di comprare anche 100 biglie da far girare. Allora, questo qui è un incauto da manuale, costa una cinquantina di euro, non ricordo il prezzo esatto, lo trovate poi nel link insieme al video. Allora, Skyrail, ci sono vari formati, varie dimensioni in vendita. Questa è quella, come dicevo, più grande in assoluto, 410 pezzi, 20 metri di piste per biglie sospese in plastica. È completamente in plastica, quindi non sarà super, super fighissimo in metallo, ma comunque per quello che costa, ripeto, una cinquantina di euro, direi che è molto figo. Come vedete qui dietro ha spiegato poi i singoli elementi, quanti ne trovate, quindi 46 curve, 30 rettilinei, 6 di queste basi per le torri che poi sostengono i binari in plastica, svariate torri, svariati elementi di sostegno. Quindi QWERTY, qui c'è 60 anni di esperienza nel gioco educativo. Con Skyrail 8 volante maxi puoi costruire fantastiche piste sospese per biglie fino a 20 metri di spettacolare sviluppo aereo. Niente di meno. Allora, vediamo. Intanto andiamo ad aprire anche questo scatolone gigantesco. Direi che basta tagliarlo. Vediamo senza andare a sbattermi la camera. È tutto ammassato qua dentro, un po' in stile Lego. Volevo non tanto stare a farvi vedere tutti questi elementi perché ha poca importanza. Intanto noto un piccolo errore da parte mia, nel senso che le biglie incluse sono di questa dimensione, mentre le biglie che ho comprato io, che mi consigliava Amazon, sono molto più piccole. Quindi questa è già stata una spesa, un incauto da manuale. E quindi mi sa che me ne faccio poco, probabilmente, magari spero di sbagliarmi. Queste sono le torri. Volevo beccare le istruzioni che sono nascoste qua sotto. Evito di fare questo super casino. Quality Control 006. Allora, metto via tutti questi. Comunque, incluse ci sono sufficienti biglie. Direi che sono 2, 4, 6, 8. 10 biglie incluse nella confezione. Richiudo questa e la metto via per adesso. Guardiamo insieme, ho lasciato queste. Guardiamo insieme l'album al volo per vedere le varie possibilità. Immagino che ci siano diverse composizioni che si possono realizzare. Invece no, semplicemente parte dritto in tromba in stile Lego a farti costruire la pista base, diciamo, con questi famosi 20 metri. No, invece no, sono diverse possibilità, vedete? Questa è un'altra, roller coaster mini e maxi rail, questa è un'altra ancora,
8 volante maxi, questo è il massi, è il massimo 6660 Skyrail 8 volante, questo è quello che farò, 12 metri di pista. Ah no, questo è 6665 Skyrail 8 volanti maxi, 8 volante maxi parallel races, 20 metri di pista, ce la posso fare. Questo è quello che farò. Alla grande, cavolo. Super figata, ragazzi. Non vedo l'ora di montarlo. Lo ritiro fuori al volo per voi. Quindi 410 pezzi, 20 metri di pista, attorno ai 50 euro più o meno siamo. Quercetti Skyrail, consigliato da Incauto Acquisto e da Lega Nerd. Attendo magari di montarlo e di provarlo, ma leggendo le recensioni su Amazon se ne parla solamente bene, quindi non ho dubbi che funzionerà benissimo. Gli unici dubbi che ho letto sono un po' sulla stabilità dei diversi elementi, soprattutto se non si seguono le istruzioni incluse, ma se si prova un po' a improvvisare, no? Per cui è chiaro che non avendo dei supporti in metallo particolari, ma essendo tutto quanto basato un po' sull'incastro e sulla plastica abbastanza leggera, immagino non puoi fare cose troppo al di fuori da quello spiegato qui, a meno che non sai esattamente cosa stai facendo. Quindi consigliato assolutamente, questa è la scatola più grande che include 20 metri di piste per biglie, ci sono almeno altre 3 scatole di dimensioni diverse se volete spendere meno, io direi che è un acquisto inevitabile, sia se avete un figlio piccolo da 8 anni in su è consigliato questo, sia se il figlio piccolo siete voi stessi che volete divertirvi facendo girare le biglie su questi slider. Ci vediamo al prossimo Incauto Unboxing e arrivederci e ciao a tutti.